Cari amici, ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Differenze tra isolamento e quarantena, test solo per trovare nuovi casi e ruolo centrale dei medici di base, la strategia tedesca, analogie e differenze con l'Italia. La cancelliera ha reso pubblici i suoi timori se i contagi saliranno a questo ritmo. Le autorità sanitarie non saranno in grado di continuare a tracciare i casi. Il modello di Berlino infatti è simile a quello italiano e si basa su tre pilastri: i tamponi, la quarantena e il contact tracing. Le principali differenze: l'isolamento può durare anche solo 10 giorni e non sempre serve un tampone di controllo. La maggior parte dei test quindi vengono effettuati per trovare nuovi infetti. Bonus 110%, bello e incomprensibile, così la complicazione burocratica diventa business. Sul Fatto Quotidiano Millennium in edicola trovate questo interessante articolo. Il provvedimento del decreto rilancio è molto conveniente per chi vuole rendere più ecologica la casa o il condominio, ma il testo e le procedure sono scuri per chi gli addetti ai lavori, appunto, sono scuri per gli addetti ai lavori. Da qui il fiorire delle consulenze, dai big come KPMG ai piccoli team professionali creati ad hoc. Sul mensile diretto da Peter Gomez ci sono inchieste e approfondimenti appunto sul mostro della burocrazia che nessun politico è davvero riuscito a domare. Coronavirus, i dati di venerdì 9 ottobre dicono che sono 5.372 i positivi e 28 i morti. I tamponi sono stati 129.471, il terzo picco in tre giorni. L'onda dei contagi continua la sua scalata con i ritmi della fase di emergenza di sei mesi fa, anche se il rapporto tra ricoveri e ricoveri in terapia intensiva è molto diverso. Sblocca Italia, a TAR del Lazio dà ragione agli ambientalisti, annulla il decreto attuativo del governo Renzi sugli inceneritori. Dopo il TAR Molise e il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, nuova sentenza contro il potenziamento degli impianti esistenti e la costruzione di altri 8 nel centro-sud. L'allora esecutivo riteneva non dovessero essere soggetti a valutazioni ambientali, valutazione ambientale strategica, in contraddizione, con quanto disposto dalla direttiva europea. Carmela Auriemma, consigliere comunale 5 Stelle ad Acerra in provincia di Napoli, ha detto: avrà effetti a cascata su tutti i comitati e le associazioni d'Italia che in questi anni hanno combattuto contro gli inceneritori. Friuli, amministratore di una partecipata, si autoassume come direttore generale e viene eletto in consiglio regionale e il PD dice che è incompatibile. L'autonomia gli è valsa una diffida, a risarcire in totale 380.000 euro. Nel frattempo è entrato nel Consiglio friulano diventandolo presidente, ma secondo la legge gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione. Così i Dem hanno presentato una mozione per presunta incompatibilità. Sindaco di Eboli arrestato, il Trojan registrò gli indagati mentre stilavano l'ordine della graduatoria del concorso. Secondo quanto si legge nell'ordinanza del GIP di Salerno, l'operazione andrà a buon fine. Tra le prime classificate della prova risultano le due segnalate del primo cittadino. Una è la figlia dell'ex dirigente del suo staff, l'altra è la figlia del suo autista. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.